Appunto va lì la finanza e vedono qualcosa nei muri dei palazzi. Vanno lì, scavano, trovano una telecamerina, sai quelle lì, tipo quelle del computer, queste webcam, poi iniziano a tirare il filo, a seguire il filo e guarda un po' dove arrivano. Giuseppe Di Tommaso. Spaventata, stiamo spaventati ancora. Come mai, signora? Nella città del Bergo nostro la paura sta la paura. Sì, c'è paura a Taranto tra le persone dopo la sconvolgente notizia pubblicata su alcuni quotidiani locali e nazionali. L'occhio della malavita controllava la città vecchia. Come? Attraverso una vera e propria rete di telecamere di sorveglianza posizionate in alcuni punti strategici. E noi siamo entrati, accompagnati dalla Guardia di Finanza, nel cuore del borgo antico, tra i vicoli bui e murati, palazzi diroccati e i cani posizionati come sentinelle in quella zona considerata da molti inaccessibile. Questo è Vico Santi Medici. Qui è stata individuata la prima telecamera da alcuni tecnici comunali mentre stavano effettuando un sopralluogo. E quell'occhio indiscreto della malavita teneva tutti e tutto sotto controllo, chissà da quanto tempo. È stata un'operazione congiunta che ha portato a scoprire una serie di telecamere in Città Vecchia. La polizia è riuscita poi a trovare, diciamo così, il bunker. Lì dentro c'era, può essere definita anche una regia, perché c'era un lettore registratore DVD che praticamente registrava tutti i movimenti che accadevano durante il giorno e durante la notte. A cosa servivano queste telecamere? Un'attività soprattutto di spaccio, si ipotizza. No tomorrow, no tomorrow. Noi abbiamo cercato di farci raccontare dalla gente che abita in questi vicoli delle telecamere gestite dalla malavita. Alcuni ci hanno consigliato di andare via, altri hanno evitato il nostro sguardo perché è meglio non sapere, è meglio non parlare di questa storia. Hanno trovato una serie di telecamere qui nelle zone vicine. Bugia, io non ho sentito perché non ho sentito. Bugiardi. Ci aiutiamo uno con gli altri. La verità di Dio. No, di questo fatto qua non ne so niente. Si è saputo in giro ma non ne so niente. Città Vecchia ci conosciamo tutti, non è che è un granché. Non lo so, no, non sappiamo niente. Per me non è una cosa giusta, però. Eppure quelle telecamere della malavita giorno e notte riprendevano qualsiasi dettaglio, controllavano i movimenti della gente fino alle singole porte delle abitazioni. Queste telecamere che non conosciamo mi spaventa un po', è chiaro che mi spaventa un po'. Di essere controllata magari, sì, mi spaventa, sì sì. Per me non è normale questo fatto qua, ognuno c'ha paura, adesso abbiamo paura tutti. Quindi telecamere controllavano soprattutto quello che accadeva in quella zona di Taranto, della città vecchia, quindi un po' lo spaccio, i movimenti, se arriva la polizia, l'allarme, una specie di grande fratello che controllava un po' tutto. Sai, ci evolviamo qui come malavita. Hai usato una parola che ricorda una roba di cui si parla sempre a livello proprio criminologico e giudiziario, cioè che certe zone del paese purtroppo sono controllate, il territorio è controllato non dallo Stato ma dalla malavita. Nessuno pensava che fossero controllate anche con le telecamere, cioè qui c'è un salto tecnologico. Sì, che di solito ci sono le sentinelle in quartieri che conosciamo. Si sono aggiornati purtroppo. Si sono aggiornati. Come si fa? È spaventoso, cioè, l'idea. No, ma penso che comunque loro sapessero, le persone che vivono in quelle case, penso che si siano accorti di che qualcosa non ci fosse, no? No, bugia, come dice la signora. Cioè, tu vuoi dire che si erano accorti e non lo dicono? Come fanno a dirlo? Sono controllate. Hanno paura? Era certo. Interessante. Hanno paura. Ma certo che hanno paura. Io ho paura che qualcuno ci faccia un programma prima o poi. Stavo dicendo, ma non è che sono c'è capaci di tutto, attenzione, che qua... Loro un criminal big brother, è roba imminente. Criminal big brother. No, però era curioso, no? Le espressioni, anche i volti delle varie persone che con quel mezzo sorriso dicevano io non ho visto, non sento, non... No, ma giustamente. Quello è un furto di omertà e di paura. Magari alcuni non se ne erano veramente accorti, chissà. Allora, le telecamere di sorveglianza...